Alex, tu sei un po' il veterano di questo giro, che meraviglia correre una gara internazionale a tappe in casa. Eh sì, diciamo che essendo poi che anche è rimasto uno dei pochi giri per internazionale rimasti in Italia, è anche un vanto essere anche friulano e correre tipo oggi a pochi chilometri da casa. Alex, il livello tecnico qui è elevatissimo, ci sono i più forti del mondo. Sì, ogni anno Capanera riesce sempre a far arrivare qua e a chiamare squadre di alto livello, poi ci sono tutte le squadre dilettantistiche migliori d'Italia, dunque il livello è sempre altissimo. Nicola, già due vittorie nel corso di questa stagione, tu sei un atleta che può fare anche bene nelle gare a tappe, insomma sei arrivato motivatissimo a questo Giro del Friuli. Sì, le motivazioni ci sono, la condizione è ancora buona, sono partito forte quest'anno ma penso di avere ancora da dare anche questo Giro del Friuli. Davide, due tappe nella scorsa edizione, insomma questo è un giro che ti piace. Sì, è un bel giro internazionale, c'è un lotto di partenti molto importante, speriamo che vada tutto al meglio, siamo qua anche con Ziglioli per puntare alla classifica e Ruffoni per le volate, siamo un bel gruppo e speriamo di riuscire a fine questo Giro del Friuli nel migliore dei modi. Connor, sicuramente una bellissima esperienza per te poter correre qui in Italia. Yeah, a really good experience. Certo, sono onorato di poter partecipare a questa corsa a tappe. L'Italia è il paese del ciclismo, qui il tempo è sempre bello e i percorsi sono straordinari. Sono onorato di essere qui. Chi è il tuo atleta italiano preferito? Ho letto da poco la biografia di Fausto Coppi e per me è un vero eroe. A big hero. Nicola, una volata da manuale. Ma sicuramente sì, oggi un grande team Colpack, un Colonna che mi ha dato una mano fino agli ultimi 3-4 km insieme a Vilela, veramente forti. Sono riuscito da solo a vincermi, a giudicare questa volata perché sul finale, essendo in 5, mi hanno lasciato magari un po' lungo, però io comunque sì, da buon sprint sono riuscito a prendermi la posizione migliore per fare questi 200 metri. Che sembravano infiniti, ma erano i miei.